Cioè, amiche e amici, perché le paure ti fanno fallire? Ti risponderò con un esempio. Prova a immedesimarti in questa situazione. Prova a pensare di dover camminare sopra una trave di spessore 10 centimetri e di fare un tragitto, supponiamo, di 20 metri. E questa trave è posta a 20 centimetri dal suolo. C'è questa trave, larga 10 centimetri, posta 10, 15, insomma è un numero così, non è importante. Posta 10 a 20 centimetri dal suolo, tu devi attraversarla. È molto probabile che tu riesca a attraversarla senza problemi. E per quale motivo riesci a attraversarla senza problemi? Perché cadere non ti fa paura. Perché tanto se cadi sono 20 centimetri che ti fotte, neanche ci pensi. Ma adesso immaginati la stessa trave, stesso spessore, stessa lunghezza da attraversare, 20 metri, 30 metri, quello che è, posta su un precipizio di 50 metri, che se cadi ti sfracelli, nessuna possibilità di salvezza, e devi attraversare la trave. Tecnicamente non c'è nessuna differenza rispetto a prima, la trave è la stessa, lo spessore è lo stesso, la lunghezza è la stessa. Però ora hai paura. Hai paura perché se cadi, ti ammazzi. E sarà questa paura a farti cadere. Tu cadrai, è molto più probabile che cadrai. Ma sarà solo la tua paura a trascinarti verso il basso, a farti cadere. Perché inizierai a visualizzarti mentre cadi. Inizierai a mandare dei pensieri negativi a te stesso, all'universo, al tuo cervello. Ti vedrai mentre cadi. La paura renderà incerto il tuo passo. La paura non ti farà andare avanti tranquillo. Ti farà venire la tremarella. E la tremarella sulla trave la paghi. Ma tu le capacità di attraversarla ce l'avresti. Solo che la tua paura te le inibisce, non le utilizzi. E lo stesso avviene nelle relazioni sentimentali. Se tu hai, o nella vita in generale, se tu hai paura di perdere, cioè sei attaccato al fatto che se perdo sono cazzi, la mia vita svanirà. Perché poi noi facciamo queste cose. Pensiamo, se mi lascia, la mia vita non avrà più senso. Non avrà più senso vivere per me. Pensiamo queste cose. E allora cosa succede? Allora succede che falliamo. Se noi impariamo a toglierci la paura e possiamo farlo, beh, ottimizzeremo le possibilità. Poi, se va bene, se va male, io la partita me la sono giocata. Più di quello non potevo fare, se va male, mica sarà la fine del mondo. Ci saranno altre partite. Come dire, come i campionati mondiali. Non è che se ne perdi uno e persi tutti. Cioè, ce ne saranno altri, ti giocherai altre partite. Dal primo respiro all'ultimo respiro c'è tutto il tempo di giocarsi un sacco di partite. Quindi una è andata male, però è stato un insegnamento. La prossima andrà sicuramente meglio. Ma devi eliminare la paura. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!